Dorazio salva il Cosenza e forse anche la panchina di De Angelis, ma non spegne le polemiche attorno al gruppo rosso-blu fischiato a fine gara. I Lupi strappano un punto al Fondi con una rete da mai dire gol praticamente sul gong, ma perdono un'altra posizione in un'eventuale griglia playoff, oggi non più così scontata. A fare malissimo è rosso-blu, l'ex Calderini, mattatore dell'incontro e autore delle due reti che avevano fatto illudere i laziali di Pocheschi, traditi dal gol lonzo di Dorazio al 90° e poco fortunati in pieno recupero sulla traversa centrata in pieno da Bombagi. Nel mezzo il timbro di Mendicino e il palo di Cavallaro, poi solo la disapprovazione del pubblico di casa ed un digiuno interno preoccupante che ha fatto scivolare i Lupi Silani in settima piazza, a rischio uscita coatta dagli spareggi promozione, e più di qualcuno in arriva al Crati invoca il ritorno di Giorgio Roselli sulla panchina rosso-blu. Alessio Buonpasso per la CNews 24.